situazione precedente in cui si vedeva un'Europa, non dimentichiamolo mai, la rivoluzione industriale nasce in Europa, lo Stato sociale nasce in Europa, ma nasce a spese dei paesi che l'Europa aveva invaso e impoverito e saccheggiato le materie prime. Noi siamo il nostro benessere, il nostro modo di essere, la nostra civiltà europea è anche frutto di queste cose qua, è anche frutto di secoli di rapina delle risorse di altre parti del mondo. Noi oggi, io avrei capitato di andare a un'assemblea di agricoltori e sono scappato via scandalizzato, no? Perché ho avuto l'impressione che parlassi con la gente fuori dal mondo. Perché cosa può fare un paese in via di sviluppo se non l'agricoltura? Noi invece in Europa sostanzialmente con il pretesto che la nostra agricoltura è migliore, che i nostri prodotti sono migliori, quindi noi difendiamo un settore che sostanzialmente non siamo più in grado di farlo a prezzi competitivi, se non sfruttando la manodopera immigrata, perché pagavano 25 euro al giorno quei poveri africani che poi sono stati cacciati via dopo le sommosse che sono intervenuti? Perché quando le arance si vendono a 0,7 centesimi al chilo, è chiaro che non si possono pagare salari normali, non si possono pagare salari, tariffe normali, tariffe elevate. Questo perché siamo ancora testati su produzioni che non siamo in grado di fare. Ci sono paesi in via di sviluppo che possono fare agricoltura meglio di noi e che possono fare solo agricoltura perché sanno fare solo quello. Quindi vedete, quando io sento parlare sostanzialmente qui da noi di vita decente, di lavoro decente, di condizioni di lavoro, di condizioni di vita di un certo tipo, io penso che bisognerebbe avere una visione un pochino più ampia, una visione un pochino più generale. Bisogna avere anche una solidarietà che va oltre quelli che sono i confini del paese, i confini dell'Europa, i confini dell'Italia. E pensare che un certo modello di sviluppo, pur con tutti i suoi difetti, tutte le sue contraddizioni, fa rendere più giustizia a popoli che fino adesso non l'hanno avuta. Popoli che hanno sacrificato generazioni, hanno sacrificato risorse al nostro benessere. Chiudo con una considerazione, l'ho anche scritto, ho avuto modo di scriverlo più volte. Io mi sono un pochino meravigliato, no, dell'omelia del Papa, dove sostanzialmente si è fatto questo omaggio, questa sottolineatura, questa preoccupazione su due vertenze emblematiche, come sono la fede italiana e l'inglese, come sono l'accordo. Probabilmente anche il Papa deve in qualche modo sottacere alle questioni immediate, alle questioni che fanno più notizie. E io sono convinto che queste due vertenze non solo in qualche modo troveranno una soluzione, ma non hanno nulla a che fare o hanno a che fare in minimissima parte con la crisi che stiamo attraversando. Nel senso che queste due vertenze avrebbero potuto succedere, avrebbero potuto aprirsi, anche in un contesto in cui l'economia cresce a ritmi cinesi. Perché sono figlie di una logica completamente, diciamo che viene prima o dopo la crisi, secondo come la volete collocare. La Fiat non è un'azienda in difficoltà. La Fiat è un'azienda, tra l'altro, che nel 2009 ha aumentato le sue quote di mercato, che ha approfittato della crisi per fare un salto di qualità, per posizionarsi, per essere uno di quei pochi gruppi che sopravviveranno nel settore dell'auto. Ha spostato il suo baricentro negli Stati Uniti d'America, sui grandi laghi, fra l'America, tra gli Stati Uniti d'America e il Canada, sì, e il Brasile. Cioè quest'asse diciamo del continente americano e sudamericano, e ovviamente vede, considera periferico, se vuole mettere in inglese. E non è vero che non ha tenuto conto dell'Italia, perché alla fine, questo non dice nessuno, ha spostato dalla produzione che è stata facendo in Polonia, che ovviamente avrà chiuso gli stabilimenti in Polonia, per
ricordare Pomigliano d'Arco. Pomigliano d'Arco è uno stabilimento, tra l'altro, che è figlio dell'Alfa Romeo, e che si trova tra l'altro in una zona che proprio non eccelle, no? come eccellenza, come capacità di lavoro. Però ecco, si è fatta carico di mantenere aperto Pomigliano d'Arco, per un ancora per un certo numero di anni, chiudendo le produzioni in Polonia. Bene, in questo contesto, in questo spostamento di interessi con un'ottica a questo punto globale, interviene ed è uno stabilimento che finisce per essere non più conveniente. Più che altro ancora per ragioni di allocazione, per ragioni di collocazione geografica, prima ancora che per altre valutazioni. Ecco, io credo che un'operazione di questo genere avrebbe potuto succedere anche 5 anni fa, 6 anni fa, non ha molto a che vedere con la crisi. E credo che noi dobbiamo, e mi pare questa sia la svolta che sta dando il governo, che sta dando anche i sindacati, pretendere che la Fiat partecipi alla costruzione di un'alternativa che salvaguardi quel polo produttivo, ma io credo che sarebbe sbagliato ritenere che la Fiat debba restare lì. Per quanto riguarda l'Alcoa, si tratta di un multinazionale che deve scegliere, e ovviamente sceglie, è un grande consumatore di energia elettrica, soprattutto, e deve scegliere, vuole scegliere quei paesi dove l'energia elettrica costa meno. Se noi siamo in condizione di risolvere con l'Unione Europea un problema di vendere l'Alcoa, il problema del Coa è un problema risolto, il governo dice che probabilmente è vicino a risolverlo in questi termini. Ecco, molto più difficile invece risolvere il problema dell'OMS, è molto più difficile invece risolvere il problema delle piccole imprese che hanno chiuso, è molto più difficile risolvere, ma queste sono le situazioni su cui la crisi ha mosso davvero, risolvere per esempio il caso dei contratti a termine che non si sono più rinnovati, dei contratti di collaborazione che non si sono più rinnovati, degli invisibili del mercato del lavoro, quelli di cui non si parla. Pensate che nell'ambito del lavoro dipendente a tempo indeterminato l'occupazione è diminuita intorno all'1%, invece la disoccupazione dei contratti a termine è cresciuta di quasi il 9%. Ed è c'è anche una diminuzione dei contratti di collaborazione coordinata continuativa di parecchie decine di migliaia nel campo appunto di quel lavoro che oggi viene considerato come lavoro autonomo, forse va fino a un certo punto. In parte lo è, in parte non lo è. E a questa situazione è molto più difficile dare una risposta. E però ecco, queste sono le situazioni di cui non si parla. Mentre invece, non so se l'avete notato, finisco perché sono la pagina un po' lunga, è in atto da parte del più grande quotidiano italiano, il Corriere della Sera, una campagna di stampa che denuncia l'insorgere di una precarietà diffusa tra le libere professioni. Le partite IVA, le libere professioni tradizionali, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ovviamente sono problemi che esistono, sono problemi che vanno considerati, che sono fuori di solito dalla nostra portata, ma io credo però che bisogna sempre anche non solo rivendicare la responsabilità degli altri, la responsabilità dell'impresa, però bisogna avere anche un senso di responsabilità verso se stessi. E bisogna che noi siamo aiutati, in questo credo che il principio che ci aiuti anche a recuperare questo senso di responsabilità verso noi stessi e verso la nostra capacità di costruire un futuro migliore per noi e per la nostra famiglia.